stato inaugurato lunedì 28 aprile l'archivio storico Don Giuseppe Principe della BCC di San Giovanni Rotondo. La sede dell'archivio è l'ex Caffè delle Scienze, storica drogheria cittadina appartenente alla famiglia Ruberto. Gli archivi storici della Banca di Credito Cooperativo saranno dunque a disposizione di tutta la città. Ad inaugurare la sede, il presidente uscente della BCC Giuseppe Palladino, candidato per un nuovo mandato alle prossime elezioni di fine maggio, Monsignor Michele Castoro, che ha benedetto la nuova struttura, e il sindaco Luigi Pompilio. Per l'occasione è stato distribuito uno stampato che racchiude le carte d'archivio più importanti della storia dell'ex Cassa Rurale d'Artigiana, oggi BCC San Giovanni Rotondo. Sì, un pezzo di storia a disposizione dei cittadini di San Giovanni Rotondo, fatto dai soci del credito cooperativo e a disposizione dell'intera comunità. Sono raccolti tutti i documenti della banca negli ultimi 5 anni. Un invito particolare è a tutti coloro che hanno documenti che potrebbero essere importanti per ricostruire la vita e le attività della nostra banca, un invito a portare i documenti per la costruzione di fondi dedicati per iniziare a fare un'attività di storica e di, contestualmente di divulgazione di tutto ciò che è stata la vita economica e sociale a San Giovanni. Ecco Presidente, un'altra iniziativa importante fra poco nel chiostro comunale, di cosa si tratta? Sì, tra un po' nel chiostro comunale costituiremo la società di mutuo soccorso del credito cooperativo Gargano Vita. È un'attività complementare, un'attività meramente mutualistica nel credito cooperativo che si prefigge di fare assistenza sociosanitaria, assistenza ai bisognosi, assistenza sociale, ed è fatta dai soci del credito cooperativo e gestita dai soci del credito cooperativo. Un invito a tutti ad aderire a questo tipo di attività, perché comunque sia le attività che verranno svolte garantiranno, grazie alla rete del credito cooperativo, anche una copertura a livello nazionale.